Allora, ragazzi, come di consueto faccio un riassunto su quello che è lo stato della situazione, che di solito faccio il lunedì, ieri non sono riuscito. Comunque andiamo a vedere velocemente come siamo combinati questa settimana qui. Dopo un leggero rialzo nella finale della scorsa settimana, abbiamo visto ieri un dump sul mercato portato da Bitcoin in primis e poi, come sempre, a seguire. Questa volta è stato abbastanza inaspettato, devo dire, perché sì, va bene, anche io mi aspettavo un ribasso, lo dissi anche settimana scorsa, in realtà ormai mi sono messo in testa che almeno questi 6.000 su Bitcoin li vedremo molto probabilmente. Come sempre, questo non è un consiglio finanziario, ma sto solo seguendo quelle che sono un pochino le voci, guardo un po' quella che è l'analisi tecnica di chi è bravo a fare, vedo un po' quelle che sono le notizie, più che altro il trend è quello che ci si aspetta anche dal mercato. Sembra proprio che questi 6.000 li dobbiamo vedere, almeno. In ogni caso, c'era stato questo rialzo, tutto insieme siamo tornati giù. Tutto il resto segue, a parte qualche eccezione, e con mio grande piacere vedo Ontology che si assesta alla seconda, alla 22esima posizione come capitalizzazione, e con questo oggi, nelle ultime 24 ore, questo 10% in rialzo, in controtendenza con tutto il resto, mi fa un gran piacere, anche perché parlai, introdussi questo progetto quando parlai dell'airdrop da NIO. È un progetto comunque serio, interessante, anche perché legato alla smart economy cinese, che comunque sta riprendendo fiducia e sta comunque crescendo in controtendenza. Questi sono segnali importanti. Come sempre, non è un invito all'investimento, ma già ne parlai quando c'era l'airdrop. Io ci investì qualcosa e adesso aspettiamo la seconda fase dell'airdrop perché sta divisa in due parti. Vi linko comunque il video in cui ne parlai. Andando a vedere un po' le notizie, sempre legate al mercato, c'è questo articolo scritto su Cointelegraph che nomina due grandi investitori, due grandi gruppi di investimento che hanno intenzione, comunque stanno avvicinando al mondo delle cripto, che sono George Soros, che in passato abbiamo visto come criticò anche Bitcoin, nominandolo, definendolo una bolla e facendo anche creare un bel dump quando lo disse, dicendo di come non può essere preso come una moneta perché è troppo volatile. In ogni caso, adesso da fonte, qui vediamo la bolla che creò, il dump che creò, da fonte Bloomberg si è saputo che comunque il gruppo Soros prepara a fare un gruppo di trading su cryptocurrency, insomma si sta avvicinando al mondo delle cryptocurrency. Stessa cosa la famiglia Rockefeller, che tramite la partnership della sua venture capital Rock ha stretto una partnership con CoinFund, quindi un servizio legato alle cripto. L'idea che dà questo articolo qui è che questo mercato bear in realtà può, quindi questo trend ribassista, può a lungo termine beneficiare quello che è il mercato delle cripto. Questa è un'idea che condivido, nel senso che ovviamente in un mercato in crescita come è stata quella del 2017, è stato un anno in cui si sono avvicinati alle cripto piccoli investitori, traders, molte persone comunque con l'idea di fare tanti soldi in poco tempo, molta speculazione, molti che comunque non credevano in realtà nel concetto, neanche comprendendolo, delle cripto, ma vedevano un gran vantaggio a livello guadagno e di profitto. Tutto ciò però ha creato comunque quella che è stata una bolla o mini bolla, che comunque è andata poi ad esaurirsi a fine anno. Poi ci sono tutte le varie teorie, linkerò anche il video in cui ho parlato della teoria sul cartello, ma in ogni caso il dato di fatto è che abbiamo avuto una crescita esagerata, mercato unicamente in crescita per quasi tutto il 2017 fino al culmine di dicembre, e adesso abbiamo un trend ribassista. Questi sono i fatti, e tutto ciò ha tenuto anche lontano i cosiddetti institutional money, perché comunque investitori di un certo calibro non potrebbero mai prendere fiducia in un mercato altamente volatile come quello delle cripto, ma soprattutto con le sembianze di una bolla come quella che è stata, perché è un mercato solo in crescita, come un mercato solo in perdita, non è un mercato che può attirare un certo tipo di investimenti. Quindi quando parlo di institutional money parlo comunque di grandi fondi di investimento, quali possono essere gli stessi istituti finanziari, le stesse banche, le assicurazioni, i fondi di investimento legati a salvadanai, legati a risparmi pensionistici, insomma a tante situazioni, pochino, con soldi e volumi un pochino più grandi, e grandi investitori come possono essere Soros, abbiamo sentito parlare spesso tramite Jimmy Dimon, anche JP Morgan come banca, insomma adesso Rockefeller, queste figure che muovono veramente grandi fondi. Poi c'è tutto il discorso comunque legato all'Asia, alla Cina, che sappiamo quanto potenzialmente potrebbe influire sul mercato, che finora comunque è rimasto un po' addormentato dopo i vari ban, dopo i vari blocchi. Questo perché un mercato altamente pericoloso e rischioso come è stato e com'è ancora, non permette questo tipo di investitori di
di entrare con una certa fiducia. E quindi nel lungo termine, a lungo andare, nella long run, quello che è questo periodo qui potrebbe portare un minimo di stabilizzazione in più e una fiducia aggiuntiva. Quindi quello che è un periodo negativo potrebbe tramutarsi in un qualcosa di positivo a lungo andare. Adesso andiamo a vedere un pochino quello che è il trend invece del momento tramite un pochino di analisi tecnica che viene riportata su questo articolo. Come sapete, io non sono un trader e non credo troppo nell'analisi tecnica, che però fa il suo gioco, fa la sua parte e messa insieme a tutti i vari pezzettini ci dà una visione per muoversi meglio e non fare grandi stupidaggini negli investimenti. Vediamo come appunto Bitcoin sembra proprio in un trend ribassista che tende ad andare su questo canale discendente ed ha questo supporto sui 6.757 dollari. Se effettivamente rompesse questa resistenza qui, allora secondo questo articolo si porterebbe comunque subito alla resistenza sottostante, che è quella sui 6.075 dollari. Ma nonostante ciò, non è detto che non possa, secondo questo partner, di questo pattern, anche scendere sotto, arrivare fino a una downside che è di 5.435 dollari. E se invece comunque il trend bullish difendesse questi 6.757 per una circa una ventina di giorni, allora potremmo cominciare a vedere degli investimenti che cominciano a salire. Questo in via generica. Lo faccio veramente molto superficialmente, vi lascio comunque all'articolo. Non sarei in grado di analizzarlo in modo migliore, ma è importante avere anche questo tipo di informazioni per farsi un minimo di idea. Ethereum è bene o male stabile su quello che è questo prezzo qui. Adesso un minimo che si vede è sui 300 dollari se dovesse calare anche quello che è Bitcoin. Andando velocemente, invece, è più positivo l'analisi su quello che è ADA e lo vede in un trend rialzista, vede un certo trend che va un attimo a rialzare, quindi positivo su ADA, positivo anche su NIO e su EOS. Queste sono le monete che, secondo questo articolo, comunque terranno questa fase di ribasso con un certo tipo di prezzo, anche se comunque ne hanno già subito abbastanza. Ma non vorrei dare troppo peso a queste che sono queste analisi qui, più che altro volevo parlare del fatto di come questa tipologia di mercato potrebbe essere positiva per un futuro e adesso bisogna ancora stringere un po' i denti. Ci vediamo al prossimo aggiornamento. Ciao a tutti ragazzi.